Ciao a tutti e benvenuti sul canale, ben rientrati dalle ferie, se siete ancora in vacanza, beati voi, io l'ho passata a lavorare, è il mio, diciamo, secondo lavoro e quindi sono un po' stanchina, ma mi sono riposata in questi giorni, mi sono ripresa un po' e adesso sono pronta per iniziare con i miei tutorial, quindi vi chiedo di farmi le vostre richieste. E così insomma mi date le idee anche per le cose da fare per i prossimi video. Io adesso sto un po' sistemando, facendo un po' di pulizie, diciamo, quindi degli armadi. Quindi sto sistemando il mio armadio, sto vedendo un po' le cose magari che non mi vengono oppure che voglio che non metto, e così le trasformo. Anche degli abiti magari mia madre che anche lei non indossa più, però mi piace il tessuto e quindi lo voglio indossare con delle modifiche. E tra le novità di questi giorni c'è che è arrivato un nuovo micio, che mi hanno regalato, un persiano, che si chiama Tinta Pepper, che io chiamo semplicemente Pepper o Pepe. C'è una femmina persiana di 4 mesi. Ciao, saluta. È dolcissima, cioè Lady è sempre il mio amore, però ora c'è questa bimba qua. Questa è dolcissima proprio. E quindi niente, una compagnia in più. Allora, vi faccio vedere questa trasformazione, ecco, che ho scovato fuori. Appunto sistemando un po' gli armadi e quindi ho trovato una gonna di mia madre che non le viene più, però un bel tessuto molto particolare. Comunque adesso ve lo faccio vedere e così mi è venuta l'idea di trasformarlo in un pantalone, perché adesso vanno molto questi pantaloni anche un po' corti, cioè non capri, diciamo un po' più sotto, ecco, tra la caviglia e il ginocchio. Quindi si può fare anche così in questa altezza qua. Quindi adesso vi faccio vedere sempre come modificare i vostri abiti in modo molto semplice. Buona visione. Questa è la gonna che voglio trasformare oggi. È svasata e ha degli spacchi con del pizzo, quindi degli inserti di pizzo. Visto che è un vellutino pesante, un po' pesantino, lo voglio trasformare da gonna a pantalone per sfruttarlo di più. Visto che così come gonna, diciamo, non lo indosso. Sui fianchi c'ha questo cinturino, diciamo, elastico, e poi c'ha la zip dietro. Allora, ho messo la gonna al contrario. Questo è il lato davanti. Quindi per prima cosa devo separare le gambe, no? Quindi da gonna unita devo fare due gambe. Prendo un jeans che mi viene bene e mi calcolo il cavallo, l'altezza del cavallo. Per cui dal cavallo in poi devo poi tagliare. Quindi in questo caso ovviamente lascio sempre 1 o 2 cm per cucire. E faccio un segno. Dopodiché procedo a tagliare. Allora, qua c'è un inserto di pizzo che vado a togliere. Quindi taglio l'inserto
poi posso anche utilizzare e poi vado a tagliare al vicino la cucitura, ok, fino al segnale che abbiamo fatto poco fa. Faccio lo stesso sull'altro lato, sempre al margine della cucitura. Ok, e poi tolgo il bordo. Quindi questo è quello che abbiamo tolto. Faccio dall'altro lato, quindi giro la gonna, in questo caso sarebbe il dietro della gonna, qui c'è la zip, quindi apro la zip e c'è sempre questo inserto con la zip che può essere carino anche da utilizzare in un altro capo. Poi prendo sempre il segno del cavallo lasciando sempre il margine per la cucitura e vado a tagliare. Allora, quindi vado a fare il famoso cavallo, quindi l'altezza del cavallo è questa, ok, quindi come altezza ci siamo. Il dietro mi coincide, quindi vediamo ora il davanti di solito è più corto del dietro, quindi ci misuriamo il davanti. Ok, quindi il davanti infatti è più corto, quindi dobbiamo tagliarlo un pochettino di più. Ok, così ho fatto il davanti e il dietro. Il dietro è più lungo per la sporgenza del sedere, mentre il davanti è più corto in modo da dare più. Comunque io voglio fare un pantalone largo, quindi voglio sfruttare più tessuto possibile. Quindi adesso dobbiamo unire i due lembi di tessuto creando le due gambe del pantalone. Quindi ovviamente facendo il cavallo più corto sul davanti, più lungo dietro, avremo una lunghezza diversa anche delle gambe di qualche centimetro, quindi in questo caso poi dobbiamo risistemare il bordino, anche perché così potete regolarvi la lunghezza del pantalone se lo volete più corto, insomma alla pinocchietto, oppure un po' più lungo, vedete voi.
quindi facciamo, mettiamo gli spilli e poi andiamo alla macchina da cucire. E dopo aver unito i lembi di tessuto, poi ce lo proviamo, così vediamo anche la lunghezza del pantalone che vogliamo ottenere in caso appunto le accorciamo. Mi calcolo 1 centimetro per la cucitura. Ecco qua, questo è il risultato. Sono passata da una gonna che non mettevo a un pantalone molto di tendenza, che sfrutterò sicuramente. Quindi mettete pollice in su e iscrivetevi al canale. Spero che questa trasformazione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale così siete sempre aggiornati sui miei nuovi video. E scrivetemi sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Anche per questo video è tutto, quindi vi mando un grosso bacione qui da me Pepe e alla prossima!